ben trovato Buongiorno. al nostro autore Angelo Mastrandrea, che ci presenta qui il suo libro L'ultimo miglio. Quel colossale e in un certo senso e certamente drammatico esperimento sociale che è stata la pandemia ha riproposto uno dei quesiti ricorrenti nella storia del pensiero. Com'è possibile la società? La pandemia infatti ha interrotto il naturale, chiamiamolo così, scorrere della vita quotidiana intorno a noi e fatto dell'apparente, al tempo stesso pur reale, naturalezza dell'organizzazione sociale un problema. In ciò ha reso visibili gli invisibili, i lavoratori dell'ultimo miglio, quello che, come scrive Mastandrea nel suo libro, separa i depositi della logistica dai destinatari finali della merce, nelle catene di montaggio del nuovo millennio dei poli della logistica, sulle ruote dei rider o su quelle dei tir della logistica agroalimentare. Uomini e donne della logistica virtuale e materiale che scaricano, caricano, scaricano, consegnano merci e anche i loro scarti, i quali costituiscono, questi uomini e queste donne, l'ultimo anello delle catene di organizzazione della produzione che connettono i lavoratori nel capitalismo avanzato e compongono una classe, come lei ha definito appunto, di invisibili. Esistevano ovviamente prima della pandemia, ma la gran parte di noi, vorrei sottolineare questo, ha scoperto la dipendenza dalla loro presenza e dalla loro attività solo quando le merci hanno smesso o rischiato di smettere di arrivare là dove erano attese. Quindi, in qualche senso, l'organizzazione sociale si è inceppata e ha cominciato a far problemi. Lei ha scritto che questo è il capitalismo globalizzato che si regge più che sulla produzione, sul movimento di merci. Ecco, come è avvenuta questa trasformazione del capitalismo e a quali logiche risponde? Ma questa trasformazione comincia con una cosa alla quale diciamo, non si pensa, no? Anche, come dire, noi la viviamo come diciamo, un dato di fatto, ma l'invenzione del container e l'introduzione del container per il trasporto di merci ha trasformato in profondità è condizionato lo spostamento delle merci da un luogo all'altro. Immaginiamo una cosa che fino alla fine degli anni 50, fino alla metà degli anni 50, le merci venivano trasportate ovviamente meno di ora, ma arrivavano nei nostri porti ed erano caricate e scaricate dai cosiddetti scaricatori, no? I portuali che dovevano prendere e spostare una per una, insomma, le casse o i singoli prodotti. L'invenzione del container consente di compattare il tutto, di eliminare il lavoro umano e di mettere su una nave porta container, appunto, perché poi insieme ai container nascono le navi porta container, più merce di quella che veniva messa in precedenza. E quindi questo meccanismo ha cominciato ad autoalimentarsi finché le navi hanno cominciato a crescere sempre di più e quindi man mano che crescevano i costi si riducevano e si metteva più merce e quindi abbiamo cominciato a vedere quello che poi si vede oggi, cioè il fatto che per un singolo prodotto le materie prime e i componenti possono arrivare da posti anche molto diversi fra loro. E ora noi stiamo vedendo ora, prima con la pandemia, poi oggi con la guerra in Ucraina, quello che sta accadendo, cioè il fatto che non si riescono a mettere insieme, ad assemblare, ad esempio pensiamo al mercato dell'automobile, è uno dei tanti, non si riescono a produrre auto a sufficienza perché manca il componente prodotto in Cina piuttosto che la materia prima che arriva dalla Russia. Questo è quello che è accaduto e che ora sta cambiando. Quindi Perché? mi scusi, in qualche senso quindi è più il movimento delle merci ad essere centrale rispetto alla fase della produzione. In questo senso, qui e in questa forma di globalizzazione, di capitalismo molto avanzato, poi si definisce in varie forme, c'è cioè chi dice il 4.0 perché è fondato sulla tecnologia, appunto il movimento delle merci, però in questo senso sì, il movimento
è essenziale, è ancora più importante della produzione, perché senza il movimento non c'è nessuna produzione possibile. Se abbiamo assistito negli ultimi mesi, ancora dopo la pandemia hanno cominciato a vedersi anche gli effetti della pandemia, diciamo molte fabbriche, abbiamo assistito a questo, diciamo, delle fabbriche hanno chiuso, fermato la produzione perché non arrivavano più le componenti, e quindi ecco che lo spostamento diventa più centrale. Consideriamo, aggiungiamo a questo il fatto che l'Italia ha man mano trasformato la propria vocazione industriale, è passata, come dire, da un paese a tradizione manifatturiera, quindi con le fabbriche, che per carità esistono ancora in molti posti, a un paese, a una sorta di piattaforma di smistamento delle merci. Pensiamo alla pianura padana, quello che è accaduto, io lo racconto anche nel libro, cerco di farlo vedere con un viaggio, di far vedere a diversi livelli, anche i libri, anche che come si spostano i libri, no? Con Amazon oppure la città del libro. E quindi siccome l'Italia si presta a questo, perché l'Italia ha il mare, i porti, la merce che arriva nei porti e il trasferimento, poi lo spostamento in alcuni depositi, dal porto al deposito, e lo smistamento dal deposito ai centri di distribuzione, fino poi ai supermercati, le librerie nel caso dei libri e così via. Certo, questo è proprio l'essenza di quello che l'autore stesso definisce un piccolo tour nelle roccaforti della logistica italiana, che consentono la descrizione di ambienti, di condizioni di ambienti, di condizioni che diventano poi anche esistenziali in senso lato, e delle trasformazioni del capitalismo italiano all'interno delle trasformazioni più ampie e globali del capitalismo. Che cos'è che rende insostenibile questo il modello economico soggiacente? L'autore si sofferma sui costi sociali, economici eppure ambientali nel suo testo di questo modello. Sì, io credo che sia insostenibile a diversi livelli. Il primo livello, quello che insomma si vede, che si denuncia di più, è quello del lavoro, le condizioni di lavoro, che sono non sempre il lavoro nero oppure diciamo molto di sicuro è molto precarizzato, perché il sistema di lavoro nel mondo della logistica è un sistema che si regge su un meccanismo, su una filiera che è fatta di grandi appaltatori, e poi c'è l'appaltante, il subappaltatore e così via, quindi fino ad arrivare a dei sistemi anche di finte cooperative nei casi peggiori, e quelli poi che assurgono, vengono raccontati dai giornali oppure finiscono sotto inchiesta, dove le qualifiche più basse sono quelle più a rischio. Abbiamo visto appunto i facchini, i magazzinieri, insomma ci sono alcuni lavori che sono meno sicuri di altri, più precari e comunque soggetti a uno sfruttamento, a possibilità di sfruttamento molto forte. Quindi questo è il primo livello. Poi però c'è il resto insostenibile, il fatto che queste grandi navi portacontainer siano sempre più grandi e facciano dei viaggi transoceanici. Immaginatevi nel mondo, sono delle mappe, sono dei siti che sono molto illuminanti da questo punto, cioè uno si chiama Marine Traffic, che ti fa vedere in questo momento quante navi stanno girando nel mondo in tempo reale, c'è una sorta di satellite che controlla. Se si guarda questo si capisce tutto, queste autostrade del mare che sono solcate in continuazione da navi che inquinano, che commercio è prodotta in luoghi dove spesso le condizioni di lavoro sono quantomeno meno controllabili, perché una filiera che si sa dove nasce e dove finisce è più controllata, è una filiera così allungata è più difficile da controllare, e poi arrivano nei nostri porti, vengono smistate, vengono messe su dei tir
gran parte del traffico in Italia viaggia su tir, non, quindi su gomma, non su rotaia, e quindi abbiamo delle emissioni di CO2 molto alte, e tutto questo contribuisce a renderlo insostenibile dal punto di vista ambientale. Io ci metto anche un terzo elemento del quale non si parla mai: l'impatto sul paesaggio della trasformazione, di questa trasformazione. E che vuol dire, parlo molto della pianura padana, trasformare una pianura così estesa, a vocazione agricola, con oasi naturali, un grande fiume come il Po, eccetera, eccetera, trasformarlo in un grande agglomerato di capannoni industriali. Non che le industrie non ci fossero prima, o non ci fossero ad esempio gli allevamenti intensivi, che hanno un impatto anche questo, anche loro molto forte sull'ambiente, così come le monoculture, eccetera, eccetera. Però ecco, fare un capannone e costruire zone industriali vocate alla logistica, che in genere si fa l'autostrada, lo svincolo autostradale funziona così, e la zona industriale col polo logistico. E siccome c'è poca pianificazione in Italia coordinata, e cosa accade? Che ogni paese si fa il suo polo della logistica, perché dice: ah, portiamo qui il lavoro, i lavoratori, le assunzioni, eccetera, eccetera, e quindi si moltiplicano questi poli, e una parte di questi dopo pochi anni saranno chiusi, capannoni abbandonati, zone anche da bonificare se vogliamo, meno che di altre industrie, però comunque, quindi territori sottratti all'agricoltura. Questo è quello che accade. Da ultimo, ma ci chiediamo pure cosa vuol dire per comuni che hanno 1.000-1.500 abitanti avere un polo logistico dove una sola azienda impiega quanti ce ne sono nell'intero paese, magari vengono da fuori ovviamente. Quindi diciamo l'impatto anche, come dire, sociale sulle abitazioni, ad esempio sulla come si vive di queste trasformazioni, sono cose di cui si parla poco. Io in realtà cerco più che di analizzarle, di raccontarle, ecco, nel libro, quello che ho provato a fare. Sì, direi che il lettore è ben accompagnato in questo tour a muoversi fra questi diversi livelli e punti di osservazione, da quello dei container a quello delle scale dentro la cittadella del libro, con una descrizione e un occhio e una penna attenti appunto ai costi sociali, economici, abbiamo detto paesaggistici, ambientali e direi anche umani, di questa trasformazione del lavoro, di cui mi sento di dire l'autore descrive anche il progressivo assottigliamento dei confini fra modalità formali e modalità informali. Grazie. Grazie.